Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie del gioco Ratchet & Clank per PS4. Allora, ci eravamo lasciati qua a Novalis, no? Diciamo, dopo l'incontro, che ha dato inizio a tutta la storia, a tutta poi, chiamiamola la saga di Ratchet & Clank. Allora, qui, ok, tutte le munizioni e niente, andiamo avanti. Wow, è un esercito di nemici. La mira, come sempre, non è delle migliori, la mia. Vabbè. Allora. Comunque, anche se... se non ricordo male, pare di averlo detto già nel precedente episodio, ragazzi. A livello grafico... chiaramente mi aspettavo un miglioramento, no? Rispetto alla versione della PlayStation 2, chiaramente. Però non me l'aspettavo proprio così. E niente, sono rimasto veramente, dal punto di vista grafico, per ora sono rimasto soddisfatto. Cioè, le prime impressioni che mi hanno dato è di un gioco graficamente... attenzione, intanto comunque c'è lo scheda. Di un gioco graficamente buono. Non ottimo, perché purtroppo Ratchet & Clank a livello appunto grafico, per quanto comunque sia sempre stata buona, non ci hanno mai dato, diciamo, quel livello ottimale, ecco, per definirla tale. Però sicuramente era buona grafica. Mi ricordo che in una mancavano tipo discorso texture, scarseggiava, ecco. Non ricordo se era tipo il secondo o il primo per PlayStation 3, vabbè, comunque sono tre. Niente, intanto che andiamo avanti, continuiamo a sconfiggere, no? I mostri ciattoli, munizioni ce l'ho un'altra volta, il combustore. Allora, boh, tanto prima mi piace subito un mini video. Cos'è? Ah, no, vabbè, la nave del sindaco. Oh, merda, di... pensavo di essere distante, invece no. Vabbè, meno male comunque, diciamo, a livello, parlando di vita, sono messo bene. Ora basta, vediamo un po' da... basta, facci levare la vita! Ma cane, questi mostri sciatti, il largo. Siamo? No, quello no. Un blaglia mi fa vedere. Ce l'abbiamo fatta? A regola sì. Sì. Grazie. Pensavo che ormai fossimo spacciati. È un piacere essere d'aiuto. Ma perché Drake vuole uccidere? Raskid Mad Max ora è diventato il nipote di lui. Se ne mancava. Un negozio paradiso dello sport McMarx ad Aridia, e credimi, qui è fantastico. Ho incontrato persone di ogni tipo. Fan, persone famose, sponsor della Gadgetron. Ho anche firmato autografi per queste creature che si fanno chiamare Blarg. Penso che siano ad Aridia per affari. Aspetta un attimo. Idrosaccheggiatore, dispositivo illegale per il trasferimento dell'acqua. Forse questo non era destinato a me. Fermatelo, al progetto. Aiuto, qualcuno chiami il mio agente, il mio addetto stampa. Anzi, nessuno dei due, chiamate qualcuno che mi voglia bene davvero. Non taglia marine. Questa cosa è cambiata.
Però ve lo spiego un attimino, fatemi far qui. Ah, vabbè, qui è solamente un discorso di mappa. È cambiato, al contrario adesso, Skid MacMars, insomma, cazzo, siamo, come si pronuncia? In realtà lui era sulla navicella che veniva colpita e poi, diciamo, anche lui si doveva mettere in emergenza, ecco. In realtà questa cosa vide del prodotto, del progetto illegale, non c'era. Vabbè, comunque. Lo dico solamente per essere più chiaro, magari con quelli che, a differenza di magari mia, si sono accontentati, tra virgolette, di giocare solamente alla versione PlayStation 2. E magari non se ne sono sentiti di ricomprarsi la versione appunto per PlayStation 4. E che per ora, nonostante sia iniziato veramente da poco il gioco, perché siamo a dir poco, sempre all'inizio ci sono stati dei cambiamenti comunque nella storia, anche se credo che il succo, come ho sempre detto, alla fine rimarrà uguale. Ovvero che Drake è cattivo. Mi chiedo qua perché per ora non ci ha mostrato altro il gioco. Drake è quel coso di quel nanetto che si è visto nella fabbrica di robot, che ha ordinato al robot cattivo di distruggere Clank, per chi non lo sapesse. Tanto andiamo di qua, l'altra parte, che ci sono due parti, non so se avete notato dalla mappa. Aspetta, di là, cosa c'è? Perché mandava anche più su? Aio, di là? Ah, niente, almeno. No. Ah, c'è lo scheda. No, qui c'è, non lo scheda o... Pacchetto dello scheda ottenuto. Bella. Larghi maledetti. Voglia Dio buono. Devo da una chiavata. No, de chiavata è brutto da dire, insomma. E lo rifossai. Maremma cane, maledetto me che son duro. Nuovo livello combustore. Bene, bastava. Ho sperato una volta, vabbè. Ale, in teoria dovrebbe essere leggermente più forte, guardiamo. Sì, è partito. Boh, guarda, non ci ho fatto caso, però la regola dovrebbe essere potenziata, non so di quanto. No, forse un pochino sì. Sembrerebbe di sì. Tanto qui ci sono altre casse. Le prende, le porte, che fanno sempre comodo. Ci metto i bug che mi possono sparare mentre giro la chiave. La chiave, la vite, via. Te cosa sei? Ale, vai. Vabbè, quelle scatoline lì. Posso anche lasciar perdere quelle rimaste giù. Addio. Ti sono piccioni robotici. Ancora, nuova carta. Questa cos'è? Omnichiave Millennium. Che è scritto lì? 12. Ma io davvero, scusate, ma non capisco. No, aspetta. No, aiuto, 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 sto per uscire, sbagliato. Allora, collezione di carte. Mi fa vedere una cosa. Allora, tipo questa. Ah, vabbè, ma questi sono... Io perché non ho ancora capito di preciso cosa servono queste carte? Vabbè, forse lo scoprirò più tardi o mi informerò meglio io. Tanto c'è questo video. Ho avuto un piccolo déjà vu. Non mi pare. Ma
Si vede che la mia memoria ha i filtri intasati. Comunque è dall'arrivo dell'esercito di Drek che tento di inviare una richiesta di soccorso ai Ranger. Ah, questa regione è piena di navicelle blargiane. Dobbiamo portarti via. Non andrò da nessuna parte prima di aver consegnato questo infobot al capitano Quark. Io mentre andavamo da lui, posso dare un'occhiata? Ma certo, l'ho preso a un soldato blargiano. Fa pure. Oh, ma salve! Brutto Drek. Sono Drek, presidente della Drek Industries. Molti di voi si chiederanno, cosa spinge 300 guerrabot armati fino ai denti a marciare minacciosi verso una nave di classe G? La risposta è semplice, amici. Il progresso. Anni fa fuggimo nel sottosuolo per l'inquinamento che, forse o forse no, ma di certo una mano gliela data, l'azienda di mio padre ha causato. Da allora ci siamo riconvertiti dalla robotica alla costruzione di pianeti. Ora che il nostro progetto è quasi ultimato, non possiamo accumulare ritardo sulla tabella di marcia. E pertanto il nostro affabile esercito di guerrabot dovrà annientare chiunque abbia intenzione di fermarci. E la buona notizia? Non si aspettano il nostro arrivo! Quindi mettetevi comodi e state tranquilli nella consapevolezza che la Drek Industries sta lavorando per voi. La Drek Industries non lavora per voi. Ma perché? Noto che avete un piccolo problema logistico. Troviamoci alla vostra nave. In 448 potrete partire. E si butta nelle fogne. Vale. Sbaglio o si è lanciato nelle fogne? Bene, come fai di che sbagli? L'ha visto? Beh, sembra la via più veloce per scendere. Proviamoci. C'è mia mare che qualcosa. Qualche scatolina, vi? Lì, vai. Cioè devo sì. No! Ma di macane! Pensavo si potesse risaltare, invece no. Fantastico! Un altro giro? Ok, vediamo cosa abbiamo qui. E così, Ratchet, Clank e l'idraulico iniziarono a riparare l'astronave. Ancora non sapevano che sarebbero giunti al cospetto di una vera leggenda e dei suoi bicipiti guizzanti. Ma prima li attendeva il tirannosauro zombie mangiacervelli. Jonah, non ricordo tirannosauri zombie mangiacervelli. Sì, è vero, questa festa. Perché? Beh, ora dovrebbe funzionare. Promettimi che porterai quell'infobot al capitano Quark. Promesso. Grazie dell'aiuto. Nessun problema. Al prossimo remake. Allora, è vero, perché in realtà c'è anche appunto la prima edizione. A questo punto direi di entrare nella nave. Oltre a permettere di selezionare la prossima, allora, una guida alle attrazioni dei pianeti, tra... Io quelli facoltativi, ragazzi, comunque di obiettivi, missioni, chiamate come vi pare, direi che a meno che non ci sia, diciamo, uno scopo preciso che magari, non lo so, serve per trovare, se mai esiste, tipo la tira bolt, no? Che ogni tanto l'hanno messo in qualche gioco. Io direi di non farli, sennò veramente andiamo per le lunghe. Comunque, io direi di andare qua. Consegna l'infobot ai Ranger Galattici. Che Kerwan, fra l'altro, se non sbaglio, dovrebbe essere la città in cui si è comunque sempre uguale a livello di cose che trovi, in cui... No, niente, stavo per dire la cavolata, perché in realtà era Metropolis la dove ti danno l'Elizaino. Niente, stavo per confondere. Kerwan non so di preciso cosa sia, penso sia Nosa in più. Questa tipo non c'era a livello di... cioè almeno non c'era adesso, ecco. Boh. Vediamo un po', qui diciamo mi trovate parecchio, tra virgolette, disinformato, ecco. Allora, turbo, mitagliatrice, allora, i tasti, ok. E cosa devo fare? Devo sconfiggere tutti i nemici? Sì, però... No, ragazzi, non mi riesce a usarlo. Madonna, tasti.
preferivo l'inverso, invece con su vado un su. Sono abituato all'inverso, vabbè. Cosa c'è da abbattere? Non mi ha capito. Vai su, madonna, mi faccio cadere. Ah, ok, c'ho da abbattere quella. 2 ore e mezza per capirlo, perché sono duro. Ok, una è andata. Poi... No, cambio, devo cambiare, ragazzi, non mi ricordo. Opzioni comandi. Voglio... A regola Y dovrebbe essere quello su e giù, no? Quindi... Esatto, vedi. No, un cazzo. Boh, vabbè, oh. È rimasto così. Allora. No, non mi ci trovo, non mi ci trovo. Da cambia. Ma perché non me l'ha cambiato, scusate, eh? A regola. Inverti. Allora mettiamo no. Maste solo 3 navi. Boh. È andata, ce l'abbiamo fatta? No, c'è un'altra, dov'è? Fatti vedere. Guarda, guarda la finita, dov'è? Ale, è andata. Tieni premuto il triangolo, ok. Dovrebbero esserci dei Guerrabot nei paraggi. Puoi agganciarli e trascinarli verso la nave da guerra. I Guerrabot sono quelli rossi, immagino. Guerrabot agganciati magneticamente. Imposto la rotta verso la nave Blarg. Dov'è? Allora le posso prendere? Attivare il reattore. Vai, eh? Allarme. Allarme. Così non va. Allarme. Possiamo riparare la nostra astronave con il nanotech lasciato da quei dischi Blarg. No, no, ma la voglio rischiare. Boom. Boom. Ah, è tutto così, ho capito. Sono scoppiato. No, non mi ci trovo. Non mi ci trovo a livello di comandi. Scusate, no, se, scusate eventualmente ignoranza, ma la Y non è quello verticale. Se io metto questo. Ah, inverti i comandi astronave. Vedrai questo video, l'ho mi ha letto. Vai a vedere. No, non è nel.
Non è nemmeno così, no, io non ho parole. No, non mi ci trovo. Scusate se perdo tempo io, ma non mi ci trovo. Oh, finalmente. Ho capito, Ale. Poi mo è uguale, però. Dov'è? Ale, è andata. Fantastico! Ben fatto, Reget. Manovra perfetta! Riproviamoci. Guerra molto agganciati. Puntiamo alla nave da guerra. No, me ne servono delle altre regola. Bello, si vede tanto, sì, Maria e Mahani. Presi tutti. Oh, olè. Dai. E ora ce l'avremmo fa. Dai, 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 che manca poco. Scusate se sono andato a fare lunghe, scusate se sono morto, perché comunque era una cosa abbastanza semplice da fare. Però sono talmente abituato a avere... A quanto pare l'asse Y invertito, che non mi ci trovavo e non riuscivo nemmeno a cambiarlo, fra l'altro, come avete visto. E Ale, e andiamo. Sono pensiero. I nostri eroi. Sarò lieto di rispondere alle vostre domande per loro. Sono Dallas Wanamaker. Significa che chiederà a questi due eroi di unirsi ai Ranger? Come, scusa? Ma io non vedo perché no. Ecco come un Lombax dilettante distrusse una nave blargiana per pura fortuna. Non è stata fortuna. Erano solo una grande coppia. Inizi a stancarmi, Solingo Bill. Sei Solingo Bill. Non te ne liberi più. Poi? Cos'è successo? Beh, Drek non voleva vedere sfumare i suoi piani per colpa di un Lombax e del suo robottino. Così ingaggiò dei mercenari blargiani per eliminarli. Ghinato ti ha preso Clank. Oh, sei tutto intero? Tutti i sistemi operativi. Ma dovremmo tornare alla sala degli eroi. Ratchet, dove sei finito? Il tuo addestramento inizia tra poco. Scusa Brax, io e Clank abbiamo avuto qualche imprevisto con la nave. Sembra che ci siano ancora dei blarghi in città. Ci saranno sfuggiti durante la perlustrazione del perimetro. Brax, verifica la sala degli eroi e assicurati che non siano entrati. E visti le energie e munizioni. Ah, oh no, aspetta! Cosa ho visto? Cosa ho visto? Allora, questo non mi piace a me. Questo nemmeno, lanciafiamme, non mi... Aspetta, questo... Questo quasi quasi. No, io voglio Mr. Zurkon. Madonna, quanto è bello! No, no, voglio Mr. Piuttosto aspetto. Potrebbe darti una mano. Si chiama Al. Contavo di presentartelo dopo l'addestramento, ma un'occasione vale l'altra. Trovalo e chiedigli di potenziare Clank. Ok, ok. Thank you.
E andiamo di anche granata a fusione. Deve essere a livello 2. E andiamo via. Ma se distrutta almeno quanto fare no. Ora è andata. Nemmeno ora. No, ormai è un duello fra me e lui. E l'elicotterino. E dai, Oh, si è fatto. No, ancora! Oh, via. Dai, dai, Ora muoio, ora muoio, ora muoio. Maledetto me, maledetto. Bello, quante munizioni. Vita, voglio la vita. L'abbiamo fatta, dai, Ale, vai. Ma di qua cosa c'era? Ho visto tipo... Niente, niente, sono io che mi immagino le ossa. Bene. ti lascio perdere, guarda. Ci manchi anche te. Ehi, Ratchet, non sei ancora arrivato da Ale. No, stai calma, ciccia. Piano piano si arriva. Dai, de! Io non ho munizioni. Possibile fa ca così tanto? Sì, lo sto facendo, quindi è possibile. Madonna! No, ma si scherza. Mai trovato Cindy Fiortan e Gioini. Però, ascoltatemi, un'altra cosa. Cambiando l'impostazione della navicella, automaticamente della CY, dell'astronave, ma ha cambiato anche del gioco. E io non mi ci trovo. Ora mi trovo bene così. Se avete capito, questo se vi sono morto nel frattempo, io non ci voglio rede. È impossibile far ca quanto me. Come mai? Granata a fusione, guardiamo ora. Siamo arrivati? Oh! Ale, via. Ce l'abbiamo fatta. Fatemi vedere Al. Devo essere morto e finito nel paradiso dei nerd. Guarda qui. Hanno il mio blaster piace caldo, la fungoide con la mossa, Spiro l'alce spaziale, anche l'edizione mega ultra limitata di Intransigence, la caduta dei Blarg. Quello include contenuti esclusivi, se prenotato da Gadgetron. Siete quelli di cui mi ha parlato Core, vero? Mi serve un potenziale. Appare invecchiato di 106 anni. Devi essere Bigal. Molto piacere. Io sono Clank e questo è Ratchet. Bene, gli amici di Cora sono anche amici miei. Io e lei ci frequentiamo a fasi alterne, diciamo. Salta sul banco. Ti sistemo in un baleno. Devo solo collegare la scheda bambina, connettere la porta dati e... Ecco fatto! Forza, brava! Eccolo lì, Ale! Ora ci sa questa sorta di elicotterino sul groppone. Ce l'ho 8000 ora. Bella roba, vieni, mi stai giù il cot! Vieni, ciccio, yes! Ma che raritario. Potenziarmi, voglio potenziazzurco. Quindi, allora, questo è il numero maggiore di colpi. Allora subito, tac, 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 tac. Cosa tale 6, Facciamo sì. No, 7. Mettiamo anche questo, ma ci siamo. Vai. Mister Zulcon, cosa? La mia guardia del corpo personale. Allora, ecco, già sbagliato subito.
salti lunghi erano appannaggio. Spaventoso, si sarebbero salvati planando con il nuovo zaino. Guardalo, Mister Zurko, vieni ciccio. Vieni che si fa una strage, vieni. Canata fusione subito, via. La stazione ferroviaria non è lontana. Serva munizioni. Quale guardiamo? Le carte, ragazzi. Per ora fatemi finire qui. Se no rimuoio per la 15ª volta. Certo che tutte le volte sono morto adesso. Vorrei sapere. Ah, entro fine gioco quante volte devo morire. E se mai ce la posso sulla fine giovino. Ah! Mi sono fatto scoppiare. Swishot. No, che cazzo fo? Mamma mia, mi è andata bene. Dio buono, Dio. Volevo far cose, volevo far così. Guarda, Luck. Mi premuto, olè. Aio! Non l'ha visto. Allora, andiamo di, oh, via. No, che c'è da una granatina a fusione o... Infatti non basterebbe anche sparare. Sotto, yes. Allora, lui cos'è? Ciao, pesciolino. Anche se Dino c'è veramente poco, però... sono serpenti, no, sì, serpenti, sono zampe, sì, zampe, buona, tipo tentacoloni giganti, ma che cazzo è? Cioè arrivavi Zurko, probabilmente no, però ci speriamo, invece sì, Zurko spara uguale. Vabbè, ancora, guardiamole, dai, che ci sa 28 pacchetti, è regola. Ma invece no, sono tante carte. Ecco, ok. Set completo, granata a fusione. Sblocca la variante Omega dell'arma bomba a fusione all'interno della metà della sfida. Ok, completando i raccolti dello schedo otterrà l'eterna ammirazione collezionista galassia e miglioramenti per l'equipaggiamento. E pensavo fosse un discorso unico, invece miglioramenti per l'equipaggiamento. Ma è l'ammirazione che conta. A me che cazzo me ne frega, però, scusate,
Iniziare lo scambio. No, lo faccio poi eventualmente così, eh. Se scoprirò che serve veramente, cioè veramente utile, allora ci perderò tempo. Altrimenti direi che non è il caso, soprattutto per una serie su YouTube, che l'episodio dura tanto. Va bene. Il combustore, anche se deve, vorrei sapere quanti orpi ci avrà mai. No, oddio, buono, ma ha cambiato proprio al momento. Olè! E ci pensa Mr. Zurko. Oddio, 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 oddio. E non ci credo, non ci credo. Maledetto me, maledetto. Da dove riparto? Vi prego, fatemi partire. No, non ci voglio rede. No, meno male. Ok, da, alla fine siamo vicini. Allora, andiamo. Oh, si è fatta. La regola sì. Basta fare questi salti VIP e cercare di far prima. Che poi in realtà... Fanno fa ancora più tardi. Ora questa cosa è successo? Ora questa me la deve spiegare qualcuno. Maledetti gioini. Fatti con questa sorta di bug di merda. Dai, 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 dai. Boom, vai, è scoppiato. Ora come mai non c'è lui? Cioè, meglio sì, però... Boom. Vabbè. Allora, andiamo di... Oh, via, si è fatta. Ci siamo? Oh, via, ce l'abbiamo fatta, eh. Mi sempre ci mette il minimo il doppio del tempo, però... L'importante è arrivare alla fine, no? Stiamo arrivando, credo, alla sala degli eroi. Attaccheremo la Drek Industries tra 3 giorni. Quindi voi due farete un corso accelerato. Ah, beccati questo bamboccione 472. Che c'è? Non ti piace essere preso a calci? Ehi, Elaris. Ciao, Brax. Elaris sviluppa le attrezzature e fornisce supporto tattico. Soprattutto la prima. I Ranger usano più le armi che il cervello. Scusa, spero di non averti offeso. E per cosa? Andiamo, facciamo un giro. Seguimi, recluta. Devi diventare un ranger. A dopo. Ci divertiremo un mondo. La prototuta è la più sofisticata armatura sul mercato. Disponibile coi colori autunnali di tendenza. Eddie. È fantastico. Ora che si fa? Un lancio in territorio nemico? Combattimento suborbitale? Tutto al suo tempo. Ora l'addestramento base. Il capitano ha ideato questo corso di fitness per tenerci in forma. Bocca al lupo. E arrivati qua a dover fare il corso di fitness, io direi anche di concludere l'episodio, perché credo che già... Si è andato anche troppo per le lunghe, nel senso penso che siano mezz'ora, 40 minuti di video più o meno. Quindi direi di concluderlo qua. Quindi niente ragazzi, questo era il secondo episodio. Niente, la storia comincia a farsi più che interessante. Comunque vengono fuori nuove cose, come ad esempio anche l'ingresso, no? Anche se era, diciamo, credo molto plausibile come cosa. Diciamo all'interno, no? del gruppo dei Ranger Galattici. E niente, detto questo, niente, vi saluto e ci vediamo al terzo episodio, al prossimo. Ciao!